In Gesù sperimenti l'amore di Dio. Parlami, Signore, ti ascolto. Il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a voi. Carissimi amici, ecco di nuovo anche oggi l'annuncio gioioso, questo saluto da Giovanni 1. Dio si è fatto carne. Dio ha mandato il suo Figlio per riempirci, per donarci questa gioia grande. E oggi la liturgia ci ricorda l'Evangelista e l'Apostolo Giovanni, un uomo che ha incontrato Gesù e che si è lasciato trasformare da Lui. Accogliamo quindi il Vangelo secondo Giovanni, capitolo 20, dal 2 all'8. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala corse e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario, che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Amen. Cari amici, oggi Giovanni ci parla di Gesù. Giovanni come evangelista, Giovanni come apostolo. Pensate, era il più giovane tra tutti e 12. Era un ragazzino che ha scelto di seguire Gesù. Ha sentito la sua chiamata e ha fatto un incontro personale, forte. Ha fatto un'esperienza, quella che Dio Padre ha preparato per tutti coloro che vogliono incontrare Cristo. Lo ha fatto Giovanni. Addirittura pensate che oggi non solo abbiamo questo bellissimo Vangelo, un Vangelo certamente della risurrezione, dove Giovanni, insieme a Pietro, andando al sepolcro e trovandolo vuoto, hanno visto i segni della risurrezione. Vide e credette. Giovanni è colui che sulla propria pelle, sulla propria vita, fa questa esperienza e ne parla, pensate, nella sua bellissima lettera, la prima lettera di San Giovanni, capitolo primo, che oggi ci è proposta come prima lettura. Dice: «Figlioli miei, quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che noi abbiamo veduto coi nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita, noi l'abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna. Questo annunciamo a voi». Fratelli e sorelle, Giovanni è colui che annuncia ciò che ha sperimentato. Giovanni è il modello del cristiano. Il cristiano è sì discepolo di Cristo, di questo meraviglioso maestro di vita eterna, ma è soprattutto apostolo. Il cristiano è chiamato come Giovanni ad annunciare quello che ha sperimentato. Quanto è importante camminare come lui, lasciarsi trasformare dalla parola di Gesù, perché Giovanni ha fatto questa esperienza. Giovanni ascoltava giorno dopo giorno come discepolo le parole del Maestro e queste parole lo trasformavano. I segni che ha visto, come abbiamo letto e ascoltato nella prima lettera a Giovanni, li ha annunciati e ha detto: «Io non posso più tacere ciò che ho vissuto, ciò che ho incontrato. Ho incontrato il Verbo della vita, ho incontrato Gesù Cristo, mi ha trasformato, mi ha cambiato e io lo annuncio a voi». Un cristiano che non annuncia è un cristiano sterile. Un cristiano triste è un cristiano che forse non ha mai incontrato Gesù, o lo ha conosciuto solo per sentito dire, o che si è lasciato scoraggiare da tante situazioni della vita. Giovanni oggi ci insegna
apriamo i nostri occhi, invochiamo lo Spirito Santo, testimonia che Gesù è vivo, che Gesù è l'Emmanuele, che in Gesù sperimenti l'amore del Padre, perché Lui ha dato tutto per te. E oggi, se apri il tuo cuore, lo puoi sperimentare. Ecco, allora apriamo le nostre braccia, le nostre mani, come segno di disponibilità a Dio, di accoglienza del Suo amore. Digli grazie, Signore Gesù, per il Vangelo di oggi. Grazie, Signore Gesù, perché in questo giorno Ti vuoi manifestare nella mia vita. Grazie, Gesù, perché Sei venuto per restaurare il mio cuore, per restaurare la mia mente. Io Ti prego, rinnovami, Signore. Rinnova la mia famiglia. Rinnova tutta la mia vita. La metto nelle Tue mani e fammi fare una nuova esperienza come Giovanni. Fammi vedere coi miei occhi. Fammi toccare con le mie mani il Tuo amore forte e presente in mezzo a noi. E che io possa essere come Lui, un testimone gioioso e autentico della Tua risurrezione e della Tua presenza nella mia vita. A Te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi, ecco la meraviglia di oggi, quello che Dio vuole fare in te e in me, nelle nostre vite. In Gesù sperimenti l'amore di Dio. Gesù vuol farti sperimentare l'amore del Padre. Lasciati sorprendere da Lui anche in questo giorno, in questo tempo bellissimo dell'ottava di Natale. Grazie per avermi accolto. Un caro saluto e un abbraccio da parte mia e della Coinonia Giovanni Battista Oasi di Biella. A domani, ciao! Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio, tutta la terra ha veduto la salvezza.